Salve ragazzi, sono Iliata e bentornati su The Binding of Isaac Afterbirth. In questo episodio bisogna fare necessariamente una Gridmod, secondo la nostra tabella di marcia, e vorrei riprovare con Maddalena, in cui l'ultima volta abbiamo fatto una figuraccia molto indegna, ma lasciamo stare. Perché vorrei farla con Maddalena? Perché iniziano a finire i personaggi con cui non l'abbiamo ancora fatta. Ah, che bello! Dai, Curse of the Blind, forse. Cos'è qui? Mom's Pearl. Quindi abbiamo già un oggetto di mamma. Fatemi un po' abbassare il volume, è troppo alto. Vediamo cosa c'è su. A parte è quasi inutile andare su. Perché se salgo. Centesimi. 10 centesimi ottenuti che in grid mode ci stanno come il pane. 11 centesimi ottenuti. Infatti è tutto nascosto praticamente tranne questa. Tra l'altro posso andare anche a azzardarmi a scendere qui sotto. Tanto, ecco. Questo è seccante, eh. Facciamo che compro la. Non mi sono preoccupato troppo dei danni perché ho lo U-Mart, solo per quello. E qui speravo di ottenerci qualcosa, invece niente. Allora, visto che probabilmente per i primi piani lo U-Mart sarà utile, cioè il primo piano sarà utile sì e no, facciamo così. Dopo super spiegare un pochettino. Allora, mettiamo qua in maniera che riesca a rompere teschi e il forziere. E c'è Fate. Posso volare di già, però perdo l'Eternal Heart. E vabbè, c'è poco, non posso far diversamente. Però già il fatto di volare al primo piano non mi. Anche se effettivamente in grid mode non è così utile come nel resto. Allora, presa, presa. Vedete, ho già fatto acquisti a quanto pare. Purtroppo averlo saputo avrei protetto in qualche modo i miei cuori, però. Dai. Questo oggetto, se non mi ricordo male, funziona così, ve lo spiego prima di avviare la cosa. Ogni qualvolta colpirò qualcuno con le mie lacrime, le mie lacrime diventeranno più forti, intanto continuo a colpire quello. Se non mi ricordo male è quello, Deadeye. Vedete? Per nemici molto grandi, o per dirne una, facciamo un esempio qualsiasi, Ultra Grid, dovrebbe poter essere molto figo, finché non liscio il colpo ovviamente, perché poi quando inizio a lisciare il colpo è un casino. Allora, in teoria dovremmo effettivamente che le nostre lacrime diventano progressivamente più forti. Certo, se adesso avessi anche le Spectral Tears, non è più niente di cui lamentarmi. Ho usato, lo so, lo U-Mart anche se non avevo ancora vita da sprecarci, prima di averne la necessità, però non conto di star messo così tanto male. E poi bisogna anche considerare il fatto che se non lo usavo adesso magari subivo tanti danni e sprecavo cariche. Salve. Non mi ricordo, mi sa che mi sto sbagliando, può essere che a prescindere finché continuo a colpire cose. Allora, io so che progressivamente diventano più forti se colpisco nemici, però non so se questo avviene sempre, o se colpisco sempre un specifico nemico, o non lo so, sono un pochettino perplesso da questo punto di vista. Ecco, questa magari aspetto di beccarmi un danno per usarlo, lo U-Mart. Forse. No, me lo uso così. Non credo di rischiare la morte da qui a 20 secondi. Ultime parole famose. Infatti ho preso danno. Ok, comunque sia. Ondata dei boss. Anche perché mi sembra stupido adesso comprare. Provare a comprare oggetti avendoci la Curse of the Blind. Dai. Perché mi si è interrotto la streak? Dai. Non so se si vede. Ecco, ho 4 di danno. Sto dicendo, non so se si vede dalle stat il danno aumentato. Quanto poi si vede dalle stat il danno aumentato? Ah, finché non colpisco qualcun altro. Ah, se lui colpisce me non gliene frega niente a nessuno, meno male. Sì, però così affitto. Ci vogliono veramente 8 anni per buttare giù un nemico. Anche se in realtà penso che ormai abbiamo la vita mischiata dei due boss, quindi solo una parte appartiene a Megafatti. Speravo fosse morto in realtà, eh. Non per essere cattivo verso di lui, e infatti è morto, alleluia. Allora, adesso iniziamo a pensare a Larry Junior, che non dovrebbe essere un grossissimo problema, però a quanto pare riesco sempre a impicciarmi con cose stupide, quindi non ne ho la certezza. Dai, dai. Comunque, a posteriori, non pento di aver perso l'Eternal Heart perché non ho avuto modi di ottenere un cuore di fede, quindi non avevo modi per salvarmi da quella cosa. C'è poco da fare.
Tra l'altro, da ora in poi becco soltanto mezzo danno per entrare nelle classroom perché effettivamente volo, quindi l'ingresso non lo pago, pago solo l'uscita. Dai, Larry. Fai con comodo, mi raccomando. Tanto qua stanno aspettando soltanto te. Ottimo. Altri centesimi ottenuti, facciamo la cosa extra per il patto. Ma sì, facciamo la cosa extra per il patto. Policefalo mischiato con non so cosa cacchio sia. Non mi ricordo. Allora, facciamo una cosa. Prima eliminiamo le cose intorno. Dai. Forse potrei non aver fatto la scelta più geniale nel fare il patto adesso, però. In fin dei conti, prima o poi l'avrei dovuto fare, quindi. Dai. Alto danno subito. Ricordate quando ho detto che è improbabile che beccavo troppi danni tutti assieme? Ecco, mi sto già rimangiando la mia affermazione. Dai. Sto cercando di colpirlo. Perché se lui scende e io poi colpisco altro, mi fa casini. È quello il problema. Devo essere sincero, avere lo Umart carico in questo momento mi farebbe molto piacere. Anzi, che se non mi sbaglio, ecco. Non stavo dicendo, se non mi sbaglio non me lo ricaricherà. Se becco Krampus muoio. Che bello. Non è che potrei fare in qualche maniera che non comporti la mia morte? Ok, vediamo un pochettino cosa c'è qui. Sintoil? Sì, Damage più Range Up, che non ci va per niente male. E sopra un forziere. Chaos. Robetta, mettiamola così, robetta. Scendiamo. Tanto il cuore posso anche recuperarlo. Uno, centesimo. Due, nemici, che sono ragni tra l'altro, però vabbè, sono comunque nemici. E non mi basta niente, quindi direi di fare almeno le ondate. Sì. Non so perché non ho usato lo Umart prima, perché credo di riuscire a reggere 4 turni senza prendermi danno. Credo. Quanto pare non sono in grado di reggere 4 turni senza prendere danno. Però vabbè, non mi pento comunque di aver usato lo Umart. Vediamo un pochettino cosa c'è qui. Perfetto. Vai, muori, muori. Ecco, io con Maddalena mi trovo nella situazione molto scomoda, di solito, che mi sento lento. E non ho neanche qualcosa che controbilancia la cosa, nel senso non è che sono più forte. Cioè, ho più vita, è vero, posso reggere due colpi in più. Però in stanze continuative come la Grid Mode, logorano comunque. Il metterci più tempo a uccidere un nemico, contando che poi ne continua ad arrivare altri, avere poca mobilità rispetto agli altri, non è una cosa bellissima, Cioè. Dai, Umart. Ecco. Notate quanti danni già ho preso. Se fossi. No, vabbè, se fossi con Blue Baby. Probabilmente sarei quasi già morto perché ho peccato parecchi danni. Fortunatamente siamo con Maggie. Però con Blue Baby magari ero più veloce. Ok. Ah, tanto questa è l'ultima ondata, quindi ucciso questi dovrebbe essere tutto quanto a posto. Tanto sono indeciso se comprarmi l'abito da suora, devo essere sincero, perché con l'abito da suora potrei banalmente, come si suol dire, ogni danno che subisco mi si ricarica un attacco dello Yomart. Perché non è il mal morto. Che ci faccio? Ok, no, mi ha fatto effetto le montate. Speravo mi desse qualcosa di più figo, eh. Allora, ho una bomba a disposizione, sì. Perché c'è una roccia tinta che l'ho vista, volevo sfruttarla un pochettino. Due cuori di fede. Che ci stanno pure bene. Ora però ho abbastanza penuria di. Come si dice? Di. Parole mie. Di soldi. Facciamo l'ondata dei boss. Ah, notare il fatto che tra l'altro ho un danno aumentato, ecco, ho trovato il Sentoil all'inizio. Quindi sto avendo questi problemi pure avendo un danno aumentato rispetto a quello standard. Dai, sto cercando di colpirti. Tanto il fatto che non posso passare lì al centro, perché sennò poi faccio un casino, può sembrare una cavolata, però si sente, perché devo fare giri strani e devo
Magari potrei farli anche più vicini a lui, però solo l'idea che se sbaglio finisco, ecco, come ad esempio sto per fare adesso, finisco lì sopra. Allora, ora non c'è più il tasto, quindi posso girare come cacchio pare a me. Vai. Sto ancora valutando prendermi l'abito da suora, perché l'abito da suora è un buon investimento a prescindere. Nel senso, trovo un oggetto figo, l'abito da suora è oggetto attivo, intendo. L'abito da suora ripaga, non trovo niente di manco con lo Umart, l'abito da suora in qualche modo ripaga uguale, perché mi... si può dire che mi abbona un po' di vita. Allora, abito da suora, me ne pentirò, lo so, ma abito da suora, soprattutto che ho trovato il dado sotto, ma vabbè. E vediamo cosa c'è per il patto. Sia chi c'è come boss, sia chi cosa c'è poi nel patto. In questo momento non disdegnerei niente, anche se fosse Krampus mi preoccuperebbe perché non ho tutto sto gran danno da... per affrontarlo. Uno. Dai. Cioè, non so se vi rendete conto, sono a 5. In piena faccia, in the face. Sono a 5 minuti di... no, 4 in realtà. E sono ancora al primo piano. Dai, 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 muori. Patto ottenuto e dentro c'è... forzieri. Ciofega? Zampa di gappi, ciofega non la chiamerei. E no, proprio riesco a portarmelo Yamart. La zampa di gappi può essere utile, la posso trasformare in tanti cuori, però non è sinergica con quello che ho comprato adesso, non è sinergica con piccole cosette. E soprattutto se incomincio a spararmi via tutti quanti i cuori rossi, come faccio poi? Spero di non trovarmi nella stessa situazione l'ultima partita con Maggie, in cui praticamente ero andato tutto quanto di cuori di fede e poi mi sono trovato... Allora, Extreme Treatment no, però il Tier Zap lo voglio. E mi sono trovato praticamente con qualcosa che mi continuava a spawnare cuori e io non li potevo raccogliere perché non avevo vita. Dai. Ah, eravate in due, non l'avevo riconosciuto. Ok. È un pochettino seccante che non posso prendermi la chiave, eh. Quello sì. La chiave del power up, si intende. Allora, no, andiamo, facciamo partire le ondate, per forza. Mosche. Dai, se riesco a farvi esplodere tutte insieme sarei più contento. Non ci sono riuscito, ma vabbè, almeno vi siete tolte dalle scatole. Intendevo farli esplodere assieme con l'ondata che arrivava. No, ok, no, tu sei più prioritario da uccidere. Questi cosi. Dai. Allora, no, aspetta, uccidiamo anche l'altro spawner. Infatti. Sennò poi sono cazzi, letteralmente. In effetti, vista come va il setup, potrei essere molto interessato a non prendere patti con Satana e puntare invece con quelli con l'angelo. Per capirci, voglio mantenermi la vita rossa, perché così facendo poi posso abusare dello Umart, ma abusare letteralmente, perché poi subisco danni, mi si ricarica lo Umart e posso usarlo. Vuol dire avere un buon 20% di vita in più di quella che ho veramente. Ok, come vedete sto prendendo danni a gogo, eppure non sono eccessivamente preoccupato. Forse dovrei, direte voi, però. Vedete, ogni due cuori di danno ne posso curare uno, quindi è un buon... una buona sinergia in realtà, eh. Ecco, magari non devo abusarne troppo questa sinergia, perché sennò divento leggermente imbecille e tendo a non farmi... problemi a farmi colpire. Ok, quella era decisamente una cosa sbagliata da fare. Mi è arrivato in faccia praticamente il nemico. Allora, chiave e andiamo a vedere cosa c'è nella stanza del power-up. In realtà avrei potuto prenderla lì a destra, però ve lo vedete, sarà in saldo a sinistra. Magic Mushroom, che è un HP up e mi pare che è anche un aumento di danno. Perfetto. Ora mi sento potente. Magari non lo sono. Ah, tra l'altro è anche un full health, tra le altre cose. C'ero già entrato qui dentro? No. E non ha neanche ripagato. Anche se in realtà posso sfruttarlo per ricaricare lo Umart in caso serva. Abbiamo l'ondata dei boss. Allora, io non so come mettermi qui per non subire danno. Non so neanche come hanno fatto a infliggersi danno tra di loro i nemici, ma va bene uguale.
Ah, c'era il coso, c'era quello che sparava l'hypecar. Non l'avevo neanche visto all'inizio. Dai. Morici. E muorici anche tu. Tanto avevo ancora altri 8 secondi prima di compare The Hunt. Ma se vi dico che quasi quasi mi è mancato un pochettino The Hunt. Ok. Quasi, eh. Ho detto un quasi. In teoria ora dovremmo avere un bel danno. Perché? Perché Magic Mushroom non è che aumenta il danno. Dovrebbe essere un moltiplicatore di danno. Quindi significa che prende il nostro danno e lo moltiplica per una volta e mezzo. E non è niente male come cosa, perché soprattutto se si ha un danno già potenziato da altro, come nel nostro caso dal Sinthoil, è una manna dal cielo. Dai, morto. Uno e dos. Vediamo chi c'è per il patto. Tra l'altro spero che il patto si riveli essere un patto. E non avevo capito come cacchio fare a schivarlo, sta cosa. Spero che il patto si riveli essere un patto con l'angelo. Ok, uno è morto. Le loro cose incrociate tendono a essere veramente infami, eh? Parola di scout. Dai, dai. Ecco, se trovassi anche Krampus in realtà e mi dai Lamp of Call, potrebbe starci come cosa. Dai. Fatto con l'angelo e dentro c'è un Eternal Heart, che non è la cosa che avrei preferito qui nell'universo, per carità, però quantomeno ci fornisce un Tears Up e tre cuori, no. Ok, ci fornisce un cuore in più per la nostra sinergia, mettiamola così, non mi viene una parola più calzante. Allora, vediamo cosa offre il piano. Offre una graffetta che aumenta il nostro Evil, quindi probabilmente aumenta il range anche il Shot Speed Up. L'Evil significa che è più probabile troviamo stanze col di Satana. E potrebbe essere un problema questo. Però lasciare lì l'oggetto no. Allora, innanzitutto qui. GB Bug non mi interessa averlo. Però mi interessa avere questa. Vediamo cosa ci offre qua. Polyphemus. Mega Tears. Abbiamo dei lacrimoni. Quindi siamo la zona monocola con. Vabbè, lasciamo stare le definizioni. Range, oggetto di mamma, vediamo un po'. Chiavi, no. GB Bug in saldo potrebbe anche essere carino perché gira e fa danno un pochettino alla stanza. Però no. Seriamente no. E facciamo avviare l'ondata. Ben consci che almeno adesso il nostro danno è un pochettino più performante, vogliamo chiamarla così. Ecco, poi magari ovviamente. Poi, ovviamente nulla mi immunizza dall'essere un imbecille quando mi ci metto. Ad esempio, lì dovevo vederlo il ragno a destra, non me ne sono proprio accorto e il danno infatti l'ho preso. Fortunatamente proprio Polyphemus adesso ci aiuta, almeno penso che fino, non so, Ultra Grid stesso, ma fino ad Ultra Grid non dovremo avere problemi. Ok, morite. Quindi in questo momento non ho più bisogno di prendere nulla che mi aumenti il danno. L'unica cosa è forse se trovo qualcosa di sinergico con già la sinergia che ho. Cioè se trovo ad esempio una batteria che mi permette di accumulare la carica e cose del genere. E quella potrei decisamente volerla. Tra l'altro sono a 6 cuori, credo, no? Sono a metà della vita massima. E sto puntando ai patti con l'angelo, quindi tutto sommato va bene. Io non mi ricordo neanche cosa c'era qui sopra. Ah, giusto. GB Bug potrei anche decidere di prenderla alla fine, ma vabbè. Ondata dei boss. Ah, tra l'altro c'è una cosa che mi sono appena ricordato di aver dimenticato. Frase molto articolata. Ovvero, che non sono ancora andato nella Curse Room. E ci vorrei andare anche perché la Curse Room significa prettamente. Non ti trovavo morte, mica peraltro. Guerra, mica peraltro. Mi stavo un po' preoccupando. La Curse Room significa. Cioè, prendo danno per entrare e per uscire, ma potevo usare lo Yomart, anche se ormai quel treno è passato, perché non faccio in tempo a farmelo ricaricare. 1, 2, 3, vai. Non è che potessi morire, basta, morte. Continuo a chiamarlo morte, ma in realtà lui è guerra. È palese, è chiaro come il sole, però mi sbaglio. Allora, Curse Room, doppie chiavi, quindi vuol dire che siamo a posto per fino alla fine del gioco, praticamente. E qui niente. Allora, Umart e cosa per il patto?
Teratoma, che non è esattamente il boss che preferivo, perché Teratoma non funziona benissimo col Polyphemus. Ovvero, visto che si continua a scomporre, abbiamo troppa roba su schermo e prendiamo danno, come sta succedendo più o meno adesso. Io sono tranquillo soltanto grazie alla sinergia con lo Yumatri. Che a meno che non mi capiti qualcosa di veramente epico, credo che non vorrò cambiare. In fin dei conti, 4 colpi sono 2 cuori. Ogni 4 cuori. E ogni 2 cuori praticamente. Oh, un Eternal Heart. Ogni 2 cuori praticamente io ne posso riguadagnare uno. E ci sta. L'unica cosa che mi lascia perplesso è che se trovo una. Che so, uno dei vari oggetti batteria. Vinco, praticamente. Allora. Questo in realtà lo voglio. Un freschetto degli oggetti utili. Hive Mind, no. Sia mai che scappava qualcosa di buono. In un certo senso è scappato qualcosa di buono perché abbiamo riottenuto la chiave che abbiamo sprecato. La bomba che posso mettere qui per recuperare vita senza sprecare la mia vita. Tra l'altro è gratis perché lì c'è un'altra bomba lì sotto. Uno, dos, e mi rimangono ancora le chiavi, che in realtà non ho sprecato, per aprire la stanza del power up. Quella sotto ci sono già andato? Allora, non c'ero andato comunque. Allora, questo ci dà tre cuori, no, tre bombe e una. Vabbè, è un evil up, è un cuore di fede, è un cuore nero. Però voglio la borsa di mamma perché. Lockdown, power pills. Speed down, speed up. Ok, non abbiamo guadagnato nulla da tutto ciò. Allora, questa è anemia. Se subiamo danni. Questa però ci immunizza dalle bombe. E dai colpi all'alto, quindi prendo questo. Ora sono immune ai danni da bomba. E credo, tra l'altro, anche durante il fight con Ultra Grid non possiamo subire danni dalle sue esplosioni. Vediamo un po' cosa c'è qui. Forse è lei. Che ne vale decisamente la pena. Decisamente, decisamente. E far saltare via questi sperando di trovare qualcosa. La speranza è l'ultima a morire. È già ripagata in realtà la speranza. Perfetto. Quindi usciamo e avviamo finalmente questa ondata. Abbiamo finito le chiavi? No, ne abbiamo ancora due. Che credono, a meno che di cose strane, che dovrebbero essere più che sufficienti per l'intero gioco. Lo so, non posso della mia vita, quindi non ero sicuro se mi servisse o meno la cura. Però ho preferito farla piuttosto che. Poi rimpiangerlo dopo. In effetti la Curse of the Unknown. Sì, non è The Unknown. Curse of the. The Unknown, sì, giusto. L'ho detto giusto. È probabilmente il peggior nemico della sinergia che stavo cercando di sviluppare. Perché non sapendo quanta vita ho. Ah, giustamente ogni tanto il cappello dell'ospite sparerà anche lui e spara con le nostre lacrime a quanto pare, cosa che non sapevo perché questa è la prima volta in assoluto che lo vedo sparare. Dai. Muori e muori. Morto, morto. Avete spawnato altri occhi? Infatti sì, c'erano altri occhi in giro che io non potevo vedere. E grande. Dai. E rimani soltanto tu. Ok. Muori. Momento di respiro. Allora, qui sopra avevamo detto non c'era niente che mi poteva interessare. Esatto. Anche se volendo potrei azzardare a rirollare questi. No, non c'è niente che mi interessa. Ultimo tentativo. Ecco, questo mi interessa. Storchage, ovvero adesso possiamo accumulare la carica. Se non usiamo subito il nostro Yomart, possiamo accumulare fino a due utilizzi. Come la state vedendo tra l'altro adesso, quindi. Non è molto. Perché non lo vedo? Infatti dicevo. Almeno adesso ho meno la cosa del. La uso anche a mezzo cuore, se no spreco il tutto. Carrion Queen. Un po' un problema forse. Dai. Quindi questo significa che posso beccarmi. 4 cuori di danno, no, vabbè, 2 cuori di danno, 2 cuori di danno sono pochi, 4 cuori di danno per poi curarne 2, volendo. Ho più, posso aggiustarmi meglio le mie stesse risorse. Morto. Qui c'era un centesimo però.
Perfetto, e vediamo cosa c'è per il patto. It lives. Non pensavo neanche. No, mi sa una volta c'era già capitato It lives. E non so come. Le cacche rosse nel mezzo diciamo che non aiutano. Dai, muori, muori, muori. Muori It lives. Dai, dai. Che bello, quando It lives si mette. It lives. In realtà la cosa che mi preoccupa lì sono le cacche rosse lì sotto, che non riesco purtroppo a gestire perché non so come cacchio schivare questi cosi senza. Dai, dai. Non sono neanche sicuro se devo riusare di nuovo lo Yomart, perché non sapendo la mia vita è un po' un casino così. Ho preferito usarlo comunque, piuttosto che poi morirci perché non sapevo che di stare in punto di morte. Cosa c'è qui sotto? E tra l'altro è un patto con Satana, la cosa già non mi piace. La Satanic Bible e il Sacrificial Dagger. Dove sono adesso? Nel Womb. Sacrificial Dagger lo potrei anche prendere. E ti volevo far saltare in aria, ti sei salvato, hai rotto della cuffia, ciccio. Vediamo cosa c'era qui sopra. Un cuore a due lo prendo. Oh, ero full vita, mi sono fatto tutti questi problemi ed ero full vita praticamente. Bello. Bella saperle ste cose. Ok, dovrei essere a 5 cuori adesso, no? 5 cuori di vita, credo. Se non ho fatto conti strani male. No, sono a 6, quindi vuol dire che ero arrivato in qualche maniera a 7, non me ne ero accorto. Oh, Piercing Tears, Deadly Log Lengths e HP Up, Tears Up e Shot Speed Down. Questa è da decidere perché Deadly Log Lengths aiuta quasi sempre. Allora, vediamo cosa c'è sopra, va. Prima di decidere, vediamo cosa c'è qui. Un cuore di fede, un altro cuore di fede, una blank card. E potenzialmente. Oh, qui cosa c'è? Non mi va veramente. Non ho voglia di stare appressato. The World. Che ci faccio cavoli con The World, però grazie comunque. Non mi ha rivelato niente, tra l'altro, The World. Quindi ci faccio ancora più cavoli di quanto non avesse pensato all'inizio. Ah, ecco, almeno mi hanno liberato la via per la stanza segreta. Algiz e Blank Rune. La Blank Rune la uso subito. E mi ha spawnato un'altra Blank Rune. Che uso subito. E va. Teniamoci resistenza, va. Usiamo questa per curarci. Abbiamo due cuori di fede qui sopra che vorrei portarmi al piano di sotto, non sprecarli qua. E abbiamo le ondate. Ok, dai. Questi dovrebbero essere facilmente gestiti, dovrebbero. Ecco, già non avevo visto questi che mi sono arrivati addosso. Questa è un po' una seccatura perché mi sento veramente lento. Non ho avuto niente che mi abbia riparato dal non essere così lento. E quindi un pochettino rosico. Non so tuttora se conviene prendermi Deadly Log Lengths o. In effetti ho avviato l'ondata senza prendermi il power up. Dai. Perfetto. Cosa c'è qui sotto? Perfetto. Troppa roba a schermo, troppa roba a schermo. Dai, dai. Non voglio sprecare cariche. Quindi le uso, tanto c'ho anche un altro cuore nel mezzo. Ah, beh, ok, non posso essere ferito dalle esplosioni, me l'ero dimenticato già. E è finita l'ondata, meno male. Le piercing shot. No, mi prendo Deadly Log Lengths. No! Oh, ho fatto una cavolata, ero convinto fosse un altro power up. Come penso avete sentito, visto che ne ho riflettuto per 20 minuti. Ovviamente, visto il power up che era in realtà, avrei dovuto prendere l'altro. Ma va bene, abbiamo l'ondata dei boss. Ben consci di tutto ciò che c'è qua dentro a livello di cuori di fede. Dove sono adesso? Tra l'altro Sheol. E abbiamo l'avversario, no, è l'oscuro. L'oscuro è la versione facile dell'avversario. Sto prendendo comunque danno perché so che c'è il cuore là sotto, quindi me ne frega niente. So che c'è il cuore là sotto. In più ho la bellezza di una carica aggiuntiva di Yamart e 82 cuori di fede in giro. Capite che non mi sto preoccupando più di tanto.
E probabilmente sbaglio. Cos'è questo tra l'altro? Magari The Strength. Che può essere comodo da avere e da portarci giù. E cosa aggiuntivo per il fatto? Dai, dai. E vabbè, ho preso danni. Non è la fine del mondo. È un po' la fine del mondo quando mi arrivano 82 conquista. Ricordo che conquista è la versione, una versione alternativa di morte. Non so come sei morto, ma è morto. L'importante è quello. E Krampus. Che francamente con Yumart e tutto il cavolo in Max non me ne frega niente. Ecco, stavo dicendo, l'unica cosa spero che mi dia il Lamp of Fall. Perché francamente io preferisco molto avere lo Yumart in questo caso specifico. Allora, Head of Krampus, che la deposito e la metto qua, e esco lo Yumart. Allora, facciamo ente locale. Quante stanze mi mancano? Almeno una. Quindi posso prendere questo, mi dà un cuore di fede, mi rende un po' più piccolo così schivo meglio. Cuore di fede. Questo aumenta la nostra vita, eh. E ci dà un trinket a caso. Che è il trattato biblico che ci va bene. E conto di non comprare più nient'altro a questo punto. Pure perché non ho molto altro da prendere in generale. Dai, e non posso prenderlo. Che sola. E via. Vediamo un po' se riusciamo a ottenere qualche centesimo qua. Da bravi pezzenti. Il trattato biblico dovrebbe aumentare le nostre chance di trovare cuori di fede. E visto che tutto sommato a cuori rossi non abbiamo problemi, ci posso stare anche. Ovviamente qui non c'è più i power-up gratuiti e vediamo sopra. Ok. Avevo detto che non compravo più niente, ma siamo sinceri. Sapete cosa fa questo? Questa è la batteria per auto. Vuol dire che ogni volta che useremo lo Yamart lo userà due volte. Quindi credo che siamo arrivati nella condizione che abbiamo l'immortalità. No, realmente l'immortalità, perché con quattro colpi si carica lo Yamart, cosa che ci fa perdere due cuori, e usandolo riguadagniamo due cuori. Siamo virtualmente immortali, credo. Se volete la testo la cosa, ma visto che abbiamo cuori di fede, non mi piace, non preferirei evitare. Cioè, potenzialmente così siamo veramente Dio sceso in terra. Siamo immortali, è vero, siamo letteralmente immortali. A meno che, aspetta, se Ultra Grid fa un cuore di danno al posto di mezzo, però sti conti non tornano. E siamo soltanto molto resistenti. Dai. Io sto cercando di uccidermi. Neanche mi ero accorto che c'era il grid lì in mezzo. Ero convinto fossero tutti simili. Dai. Tra l'altro se... sì, in teoria, se mi devo semplicemente limitare a stare attento che non perdere soldi. Per il resto ho vinto. Ah, belle soddisfazioni, eh. Ok, qua non sapevo proprio come comportarmi. Credo sia il trattato biblico che ci ha fatto spawnare il cuore di fede lì, eh? Non sono sicuro però. Ma come ho detto, l'unica cosa di cui mi devo preoccupare è non perdere soldi, quindi per il resto me ne frega niente. E peraltro stiamo anche raccimolando un bel ammontare di soldi qui in mezzo. Allora, aspetta, la batteria per auto l'ho presa, sicuro è che la vedo lì a destra. Sbam. Oh, Triclopi. Vabbè, è la versione alternativa di Deadly Loglanks, comunque. Non mi viene il nome nello specifico adesso. Morto. L'importante tanto che sia quello. L'importante è che sia morto. E chi è il prossimo? Ok. Questa è una seccatura non da poco. Perché sono, mi pare, un policefalo e due Destain. Tanto il policefalo è morto. E uno dei due Destain. Spero che sia morto a breve anche lui. Allora, ho perso parecchia vita, però me li volevo togliere dalle scatole. Se ho fatto bene i miei conti. Ecco. Uno è morto. Cuore di fede ottenuto tra l'altro per ucciderlo. Non so perché l'ho usato in realtà il cuore di fede, perché se mi tenevo il tutto era meglio. Ma va bene. Allora, uno, due e tre. Che è rimasto qua sopra. Vediamo cosa offre il patto. In teoria potrebbe essere qualcosa di fico. Non credo di aver bisogno effettivamente di niente, però. E infatti non mi hanno dato niente di che. Allora, una è una runa, è una blank rune. Che mi spawna un'altra. La blank rune può avere un effetto casuale. E in più. Alvitz e.
Dagaz, che mi dà un cuore di fede e toglie le maledizioni. Dicevo, la blank rune, ha un effetto randomico come se fosse un'altra runa, e in più ha una possibilità di spawnare un'altra blank rune. Ma sì, dai. Bombe, bombe. Tra l'altro le ho abbandonate lì le bombe, non so perché, ma vabbè, sono stato stupido. Quanto sono adesso? 77 centesimi. Poteva essere di più, soprattutto se mi fossi portato con me le bombe. Sì, sto facendo cose molto stupide. Non c'è bisogno di rimarcarla come cosa. Se faccio saltare la donation, beh, qualche soldo? No, speravo in soldi in realtà. E voi? Sto cercando di raccimolare soldi. Non so se si sia capito prima di scontrarmi con Ultra Grid. Vabbè, niente. Allora, mi tocca andare via. Ho sprecato anche parecchia roba. Ma ciccio. Ultimo piano, The Shop. No, The Shop, ho detto una cavolata. Ultimo piano è Ultra Grid, lo shop è quello prima. Allora, io devo soltanto occuparmi di te. Gli altri non me ne frega niente. E infatti sono riuscito comunque a perdere un centesimo con sto giochetto. Ah, allora, vi faccio un esempio stupido di quello che stavo cercando di dirvi prima. Abbiamo perso due cuori e mezzo. Io su una sola volta e ho recuperato i due cuori. Mister Boom. No, mi dispiace Mister Boom. Ah no, Mister Boom mi puoi essere utile per far saltare semplicemente questo. E non mi ha dato niente. Andiamo a affrontare Ultra Grid. Con la consapevolezza che se non ho fatto cavolate estreme dovrei essere immortale. E tra il dire e il fare ce ne passa, però dovrei essere immortale. Ovviamente l'essere immortale non significa che non posso prendere danno. Non posso perdere cuori. Non posso perdere soldi. Qui non dovrei subire danno se esplodono. Perché non mi posso. Sono immune alle esplosioni. Bravissimi. Io sto cercando di danneggiarlo in realtà. Non so se si nota, però. Il mio piano sarebbe quello. Mi sono anche portato con me un comodissimo Sacrifical Dagger che funziona un po' da scudo. Quindi a volte qualcosa me lo bloccherà lui. Vorrei che ne spawnassero pochi di sti cosi, però credo che non sia il caso di dirlo ad alta voce. Anche perché se sono abbastanza veloce, questi non sono un problema. Soprattutto con Polyphemus, che in realtà ha un minimo di lacrime penetrative, anche se non sono lacrime penetrative sulla carta. Dai, gli abbiamo tolto quanto? Un bel 70% di vita? No, 30, volevo dire, l'abbiamo portato al 70% di vita. Allora, usiamo un coso. Vedete quello che intendevo con immortale? Io danni li sto prendendo, per carità, però non può virtualmente farmi più danni di quanti ne possa curare. Dai, morite. Tra l'altro io ho ancora la runa della resistenza che non sto usando per motivi a me sconosciuti e penso anche a voi. Dai. È andato in rage. Ah, è vero, adesso l'ultra grid dovrebbe essere più difficile, non so in cosa, ma dovrebbe essere più ostico da fare. Poi se mi si mette così, che io non riesco neanche a vedere cosa uscirà fuori dai suoi bei occhietti, dalla sua slot machine che c'ha negli occhi, quindi non posso sapere qual è il prossimo attacco, è ancora peggio la cosa. Allora, qui posso raccogliere soldi, vita. Poi posso usare un colpo di Yamart per tornare full. Perfetto. L'abbiamo portato a metà vita. Come ho detto prima, non sono preoccupato per la vittoria e la sconfitta, ma sono preoccupato unicamente per il fatto che forse, e dico forse, potrei perdere troppi soldi nel fare sta cosa. Ok, non ho badato alle chiavi e quindi stanno arrivando orde di mini grid. Dai. Tanto morite, c'è poco da fare, cici. Dai. L'abbiamo portato a quanto? Credo il 70. Stavolta gli avevo tolto io col 60% della vita. Dai. Tra l'altro non si vede l'effetto esteticamente, dico, del cappello dell'ospite, però siamo ancora immuni ai danni d'esplosione e siamo ancora immuni a. E a volte il cappello dell'ospite potrebbe anche attaccare lui stesso. Non lo fa perché sennò sarebbe troppo facile, credo, per me. Però in teoria potrebbe. Dai. Siamo tornati full. Siamo partiti da 77, ci ha tolto 10 centesimi facendo sto scontro. Sarà che l'ho preso forse alla leggera perché
Beh, il saper di non poter perdere un pochettino toglie l'enfasi sulla cosa, devo essere sincero. Cioè, lo sto combattendo in maniera talmente tranquilla e rilassata che... Sai che vi dico? Penso che sia meglio comunque occuparmi prima del... Ok, siete troppi. Uso la runa della resistenza e col Sacrifical Dagger penso che vi faccia effettivamente il culo uguale. Ti metto qui vicino, 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 no? Quanto vi manca di vivere? Dai. Perché la runa, tra l'altro, dello scudo dura parecchio, per quello so. E sei morto. E abbiamo portato a casa la bellezza di 68 centesimi. Abbiamo sbloccato l'incensiere, che è apparso nel basement. Mettiamo qui nella grid machine. Abbiamo sbloccato lo shopkeeper speciale. E possiamo donare altri 66 centesimi. Altri tanti centesimi. Non credo di poter arrivare a... No, posso arrivare a 300. Ecco, posso caricare la grid machine fino a 300. Non credo di sbloccare nient'altro in questo specifico episodio, però almeno ci siamo tolti un'altra cosa. Un altro personaggio. Rimangono ancora 25. Tra l'altro devono aver veramente abbassato la... no, buono. Mi era scivolato il dito. Devono aver abbassato veramente tanto la soglia del per farle incastrare, perché prima ogni 5 monete aumentava dell'1% la possibilità per le prossime volte, perché altrimenti quando si entra è già decisa la... Ecco, adesso è diventata dell'1%. Comunque, questa run è terminata. Spero che il video vi sia piaciuto e come sempre un mi piace gradito e ci vediamo alla prossima, ragazzi. Ciao ciao!